RKO Radio. From Cittadella Sound Studio in Molfetta, this is la rassegna stanca di RKO. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Back. Dopo un giorno di pausa torna più frizzante che mai la rassegna stanca di RKO. Sigla. Giorno di pausa, speriamo di esservi mancati. Voi ci siete mancati tantissimo. Un giorno di pausa forzata perché non c'era la corrente nella splendida cornice che ci ospita, che è la Cittadella degli Artisti. Non c'era proprio corrente elettrica, hanno fatto dei lavori sulla linea e quindi ci hanno impedito di trasmettere, ma noi siamo tornati più forti che mai. Vi diamo il benvenuto alla rassegna stanca di RKO, che dal lunedì al venerdì, eccezionalmente questa settimana da martedì a venerdì, vi accompagna con le notizie della giornata. Io sono Sergio Zazzone Zazzo, oramai lo sapete, è la voce che vi accompagna la mattina insieme alla chitarrina di Saverio Casomai.
Ciao Saverio, scusami, non ti avevo aperto il microfono. Ciao Saverio. Buongiorno. Ecco, adesso sto preciso. Abbiamo smontato la postazione e rimontato poi la postazione, quindi i volumi oggi saranno leggermente differenti e li regoleremo man mano che andremo avanti con la puntata. Come stai Saverio? Come hai passato questo fine settimana? Guarda, sono stati due giorni veramente bellissimi, straordinari. Di gioia, di armonia, di energia positiva, di buon umore. Insomma, sì, no, ricordiamo che comunque c'è stato nel frattempo, in questo fine settimana siamo stati anche ospiti con una diretta, sì. Il Metro Klang Village, il mercatino vintage del disco organizzato dal nostro carissimo amico Ricky Arlov, che sarà qui presente a breve a termine della trasmissione per la sua School of DJing qui nel Cittadella Sound Studio. Cittadella Sound che come ogni giorno promuoviamo, perché è il luogo da dove trasmettiamo, e che promozione che deleghiamo al nostro menestrello di fiducia. Che cos'è il Cittadella Sound, caro Saverio Casomai? Allora, Cittadella Sound, innanzitutto, come tu ben dici, Cittadella Sound Studio, sì, è uno studio, quindi è una stanza dedicata a tutti i musicisti, produttori, cantautori, band, sì, duo, chiunque può venire, che si vuole affacciare. No, ma non è che chiunque, cioè chi si vuole affacciare al mondo della musica, no, chiunque, chiunque si voglia affacciare, perché sembra che abbiamo aperto le porte a chiunque, cioè potete venirci a trovare, per carità, musicale, però, diciamo, può venire a trovarci. Abbiamo preparato anche la locandina, quindi tutte le informazioni le troverete presto in alcuni istituti scolastici, sì, questa sì, è l'idea. Beh, vediamo l'idea, se troviamo questa, qualche aggancio, aggancio, e sicuramente tempo. In Cittadella saranno, credo, già da oggi disponibili, diciamo, affisse, le affisse, queste locandine, è stato girando sul tutte web, le spiegazioni, comunque, contatti, email, numeri telefonici, pagina Facebook, Instagram, non ancora, ma ci sarà. Ok, chi più ne ha più ne mette, insomma, venite, accorrete tutti coloro che vi occupate del mondo della musica in generale, qui in Cittadella degli Artisti, cioè il Cittadella Sound Studio, che vi permette di studiare quello che vi piace, ossia la musica, la produzione, l'audiovisivo anche. Bien, come iniziamo questa giornata? Ma chiaramente col cappello degli argomenti che tratteremo nelle prossime due ore. Come sempre abbiamo detto, la voce è la mia, la chitarrina di Casomai, e gli argomenti di oggi, le notizie lette male di oggi, comprendono la nuova comitiva di Xi e Putin, che diventano sempre più amici, stringono sempre più rapporti, si vedono anche fuori dalle situazioni istituzionali, Giorgia nella nuova fiction Voglia di Rai, che impazza sulla rete nazionale, Super Nardella, l'eroe di cui non avevamo bisogno, e parleremo perché fine settimana ci ha regalato una perla del sindaco di Firenze, il furto alla Ferrari, parliamo di furto di dati, gli hacker non agiscono solo nella pubblica amministrazione ma anche contro la scuderia di Maranello, e le solite spulciate alla stampa satirica e a quella sportiva che non manca mai nell'ultima parte della trasmissione. Due ore che verranno impreziosite da ben due edizioni del GR di Radio Popolare. Due edizioni, signore, due edizioni, mi raccomando. Vi siamo mancati? Vero? Voi sì, tantissimo, lo ribadiamo. E allora ascoltateci in diretta dalle 12 alle 14 qui dal Cittadella Sound Studio della Cittadella degli Artisti in Molfetta, dalle 12 alle 14 su www.rkonair.com, la radio che ritorna. Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around. Just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday.
counting stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Take me on, I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on, I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. Paolo Nutini, New Shoes, che poi sono quelle che ci servono stamattina, perché arrivando qui, venendo qui alla Cittadella degli Artisti, alla Cittadella Sound Studio per trasmettere stamattina, ci siamo ritrovati sotto a un acquazzone il 21 marzo de che, signori, l'equinozio de che, signore e signori. Qui è ancora in via inverno, pieno inverno, piove tantissimo, ma noi portiamo il sole nelle vostre giornate con la rassegna stanca di RKO dalle 12 alle 14, www.rkoneir.com, la radio dove ascoltarci. Le notizie invece ve le diamo con calma, iniziando da quella che è la notizia principale sui giornali di oggi, martedì 21 marzo 2023. Xi, che io spero sempre di pronunciarlo bene, Xi, Putin, gelo degli USA, questo è il titolo del Corriere della Sera. Lo zar, interesse per il piano di pace cinese. Questa cosa ci fa già ridere, la prima risata parte subito, perché insomma è come se, che ne so, Cannavacciuolo si interessasse alle lezioni di fitness di Jill Cooper. Cioè è una cosa un po' anacronistica che si interessi al piano di pace cinese. Washington invece dice è un inganno l'incontro tra i leader al Cremlino, accordo a Bruxelles, 1 milione di munizioni a Kiev. Voi milioncini. Allarme dell'Europa sui ritardi del PNRR, questa è l'apertura della stampa, ma ovviamente continua con la questione che riguarda l'incontro, sempre la stampa, di Xi e Putin. Xi da Putin, ma la pace resta lontana. Mosca al leader cinese, interessati al vostro piano per l'Ucraina, gli USA, Pechino, non si faccia ingannare. La visita ufficiale al Cremlino via libera al terzo mandato del presidente russo. Vai, terzo mandato, chi più ne ha ne metta, più ne metta. Oggi nuovo faccia a faccia, spero che si scontrino faccia a faccia, uno contro l'altro, testa a testa, capa a capa, come si dice dalle nostre parti. La Repubblica, Xi e Putin, il patto che simula la pace. Ancora più risate su questa cosa, veramente non ce la faccio, il patto che simula la pace, poi vedere tutti e due con queste belle faccine che diciamo, decidono la pace mondiale, mi crei la ritardo.
realtà, ecco, il mondo generato dall'invasione in Ucraina è entrato ieri in una dimensione mai esplorata da cancellerie e accademie, con il summit fra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, spero di dirlo bene, a Mosca. Quindi lui è andato proprio a trovarlo lì in amicizia. In mattina a Napoli si blinda Putin, rapporti stretti, sempre più stretti, e poi c'è la foto con il presidente cinese Xi Jinping ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin. L'incontro a Mosca, gli USA a Kiev no alla tregua immediata. Beh, direi che insomma si sta nascendo un sodalizio sempre più forte, una bella comitiva che si muove tanto bene, che fa tante cose, che vuole la pace nel mondo. Con loro mi sa che attualmente escono anche Godzilla, e il dottor Male, sì. Timoria su www.rkonair.com, la radio che ritorna con la rassegna stanca di RKO, la lettura dei giornali fatta shue shue, come piace a noi, un po' alla bellezza, come se fossimo al baretto sotto casa. Dicevamo una giornata, quella di ieri, che ci siamo presi di pausa dalle notizie, che però vanno avanti, cioè il mondo va avanti, succede di tutto e di più nel mondo, come ad esempio la scalata di Giorgia Meloni alla Rai. A quanto pare la Giorgiona nazionale sta un po' rosicando, perché nella puntata mezz'ora in più, per la precisione si chiama ora, di Lucia Annunziata, la giornalista ha un po' dato il
pretesto, facciamo questa piccola introduzione, per la scalata dei Fratelli d'Italia ai vertici Rai, questa scalata che sembra dover partire a primavera. Perché questo? Cosa è successo all'interno della trasmissione? La conduttrice Lucia Annunziata ha ospitato la ministra della famiglia Eugenia Roccella, appunto si parlava di della questione delle famiglie arcobaleno, il fatto del ritiro della registrazione dei bambini, ne abbiamo parlato abbondantemente, c'è stata anche una manifestazione copiosa sabato, poi magari ne discuteremo dopo. Nel criticare la ministra, la giornalista insomma si è un po' lasciata andare, ha avuto un piccolo incidente, cioè a un certo punto un po' arrabbiata, contestando la ministra, le ha detto: ma volete farle queste leggi? Cazzo dai, poi si è messa la mano in bocca e ha detto: scusate. Ovviamente questo linguaggio non ha fatto altro che dare così l'assist a Giorgione Nazionale per l'offensiva primaverile ai vertici della Rai, così intitola il la Repubblica.it. Dopo l'incidente della conduttrice di mezz'ora in più, scatta l'offensiva del partito della Premier, preludio al cambio delle direzioni ad aprile. Alla conquista della Rai, con la fame di chi ha promesso di prendersi tutto o comunque di lasciare agli altri soltanto le briciole, Fratelli d'Italia rompe gli induci, sceglie come pretesto la puntata di domenica di mezz'ora in più, in cui l'annuncia annunziata ha ospitato la ministra Eugenia Roccella e individua appunto nella giornalista il bersaglio. Grazie Lucia Annunziata, fa sempre le cose per bene. Ovviamente noi salutiamo anche Hail Georgia, ti diciamo grazie anche a te per darci la possibilità di trasmettere liberamente ogni mattina qui sulle frequenze di RKO in questi giorni, periodi di regime. Ovviamente siamo tutti in attesa della conquista della Rai da parte della Premier, perché tutti vogliamo vedere la nuova fiction della Giorgione Nazionale, Voglia di Rai. San Francisco Bay, house be 39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light, address was sure of. It's not just right. It started straight off. Coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where you from? We told him our luck. You take a holiday. Is this what you want?
Stereophonics, Have a Nice Day, che è un po' l'augurio che vi facciamo a tutte e a tutti in questa giornata un po' uggiosa, ma che comunque vi auguriamo di vivere per il meglio, grazie anche alla rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com, il sito per ascoltarci, disponibili anche in replica su tutte le piattaforme digitali, non ne ripeto tutte, le sapete già a memoria. Continuiamo con le notizie, te parlavamo prima della questione della scalata ai vertici Rai della Premier Meloni col suo partito. Perché questo? Perché si parlava, si usava la annunziata come pretesto, Lucia Annunziata come pretesto nella sua uscita durante Mezz'Ora in Più, riguardante appunto il riconoscimento ministra, parlando con la ministra appunto della famiglia, Eugenia Roccella, si parlava del riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno, delle famiglie non tradizionali, possiamo dire così, anche se la tradizione alle volte riguarda il Medioevo in un certo senso, quindi non, di tradizionale c'è molto poco. Cosa prevede la legge italiana e che problemi devono affrontare proprio queste famiglie? È l'argomento che viene affrontato dall'articolo di Sky TG24. Vanno ad approfondire un po' a pieno la questione i colleghi di Sky TG24. Alcuni provvedimenti sembrano andare verso una stretta per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Nel nostro paese non esiste una legge sul riconoscimento del legame di parentela tra figli e genitore non biologico. Questo comporta una serie di ostacoli, leggiamo sempre sull'articolo, che vanno dalle trascrizioni nei registri di stato civile alle diciture addirittura sui documenti. Quindi una serie di provvedimenti, una serie di difficoltà che già queste famiglie devono affrontare. Se poi ci si mette anche il prefetto a impedire la registrazione di figli anche in maniera retroattiva, quindi come dicevo in qualche puntata fa, creare degli orfani senza genitori che siano deceduti, quindi è una cosa veramente terribile, senza umanità. Il prefetto sta, se poi si ritrovano, dicevamo, con davanti al prefetto che impedisce questa registrazione, è chiaro che le difficoltà aumentano sempre più. Leggendo sempre l'articolo, in Italia manca una legge sul riconoscimento, dicevamo, del legame di parentela tra figli e genitore non biologico. L'unico genitore riconosciuto è quello biologico e viva la tradizione, mentre l'altro non ha diritti, quindi spesso ha bisogno di una delega per una serie di normali azioni come prendere i figli a scuola, firmare un permesso per una gita scolastica o un modulo per un vaccino. Per avere una qualche forma di riconoscimento possono anche volerci anni. Oltre a questo si lega il divieto sulla procreazione assistita. La Fondazione Eterologa: possono ricorrere solo coppie eterosessuali sposate o conviventi, mentre la procreazione assistita viene vietata in ogni forma anche per le coppie. La procreazione per affitto, ecco, sì, diciamolo così, ecco perché viene definita anche così, viene vietata anche per le coppie eterosessuali. Quindi queste coppie devono andare all'estero, dove in alcuni casi è possibile ed è riconosciuto. Il genitore non biologico in seguito deve chiedere il riconoscimento del legame di parentela in Italia. Quindi, come vedete, il percorso è alquanto complesso, sia in caso di adozione sia in caso di procreazione medicalmente assistita. Noi, come rassegna stanca di RKO, diciamo viva la famiglia, perché la famiglia comunque vogliamo bene, ma la famiglia quella bella, non quella tradizionale. A noi le tradizioni ci fanno un po', ecco, ci danno un po' fastidio. Si squilla la campanella, è il momento di dare la linea al primo dei GR di Radio Popolare. Ci risentiamo qui tra un quarto d'ora circa, il tempo di un caffettuccio o un aperitivo. Siamo qui. Popolare Network. Mm.
Un grande corteo a Milano ha attraversato il centro città per dire no alla mafia. Oggi è la giornata del ricordo delle vittime innocenti. I loro nomi sono stati letti in una piazza Duomo gremita. Mattarella, Casal di Principe per rendere omaggio a Don Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra. La relazione con la Russia rimarrà sempre una priorità, lo ha detto Xi Jinping. Nella seconda giornata della sua visita a Mosca, il presidente cinese ha invitato Putin a Pechino entro fine anno. Il ministero degli esteri cinese intanto dice: manteniamo comunicazioni con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Francia, nessuno scioglimento delle camere, nessun rimpasto di governo, così Macron, che domani parlerà ai francesi in diretta TV. In diversi settori continua lo sciopero contro la riforma delle pensioni. Addio a Cito Maselli, il regista romano aveva 93 anni, la sua vita per il cinema ma anche per l'impegno sociale e politico, dalla partecipazione alla Resistenza fino a Genova 2001, è stato tra i fondatori di Rifondazione Comunista. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Nella giornata della memoria delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi è a Casal di Principe, nella la città della Camorra, dei Casalesi, naturalmente la città di Don Peppe Diana, il prete anticamorra ucciso nel 1994. Don Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio e alla resistenza per liberarsi dalla camorra proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste. A Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera e Avviso Pubblico, 50.000 persone, un lungo corteo, poi in Piazza Duomo la cerimonia della lettura dei nomi delle vittime. Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Salvatore. In diretta il nostro inviato alla manifestazione, Luca Parena, a te la linea, Luca. 1069 nomi pronunciati uno per uno, l'importanza di ricordare le vittime delle mafie, le vittime tutte, anche quelle di cui non si è mai avuta notizia. Contro il pericolo della normalizzazione, ha detto Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, che sta concludendo dal palco in questi minuti il suo intervento, lo ha detto battendo i pugni sul pulpito. La peste mafiosa non è uno dei tanti problemi, bisogna andare alla radice del male. Questo è uno dei momenti dove l'ascolto concentrato della piazza si è fatto partecipazione in un applauso, così come quando Don Ciotti ha ricordato le stragi di migranti nel Mediterraneo e gli schermi qui in piazza hanno mostrato i nomi conosciuti dei bambini morti poche settimane fa a Cutro. Le mafie sono diventate moderne imprese, ha detto sempre Don Ciotti dal palco, e qui sta il senso della scelta di Milano come sede di questa 28esima giornata. Trasparenza, rispetto, responsabilità sono le tre parole chiave, la richiesta verso l'organizzazione dei giochi olimpici di Milano Cortina. È possibile, diceva lo slogan colorato sullo striscione in testa al corteo, dietro decine di migliaia di persone, 50.000 secondo gli organizzatori, sindaci, attivisti, associazioni, sindacati, tanti e tante giovani arrivati anche da lontano. Le bandiere di Libera ovunque, scritte, disegni, cartelloni con messaggi. Uno tra i moltissimi diceva: la scuola è il peggior nemico della mafia, e le tantissime studentesse, i tantissimi studenti in corteo in piazza questa mattina sono la migliore speranza che viene da questa giornata a Milano. Linea allo studio. Grazie a Luca Parena. Adesso veniamo alla visita di Xi Jinping a Mosca. Le relazioni con la Russia rimarranno sempre una priorità, ha detto il presidente cinese all'inizio di questa seconda giornata. Secondo i media russi, Xi ha invitato Putin a Pechino entro la fine dell'anno. Oggi i due leader continueranno a discutere della guerra in Ucraina. Questa mattina il ministero degli esteri cinese ha ribadito che Pechino mantiene le comunicazioni con tutte le parti coinvolte e che non ha mai mandato armi agli attori in campo. Più tardi i due leader dovrebbero rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Xi Jinping ha invitato Vladimir Putin a Pechino e la visita di 3 giorni del presidente cinese in Russia è per il momento improntata alla reciproca celebrazione ai convenevoli, un messaggio rivolto non solo alle rispettive opinioni pubbliche ma anche alle terze parti, cioè soprattutto il sud globale, che dovrebbe diventare parte integrante del mondo multipolare preconizzato da Cina e Russia, e poi l'Occidente, che sperava forse, ma neanche troppo, in un raffreddamento delle relazioni tra le due potenze eurasiatiche. In questo contesto sono previsti oggi altri colloqui ufficiali tra Putin e Xi, dopo quello informale di ieri, in cui verranno firmati nuovi accordi commerciali. A questo proposito non dimentichiamo chi è il partner di maggioranza in questa partnership. Il commercio estero russo dipende per il 30% dalla Cina, mentre quello cinese solo per il 3% dalla Russia. Il tema dell'Ucraina è ovviamente ben presente nei colloqui, ma è lasciato volutamente in subordine per non compiacere le priorità dettate da altri, l'Occidente di cui sopra. Il Cremlino ha dichiarato di aver letto con attenzione la posizione cinese per una pace in Ucraina rilasciata a fine febbraio, che non è mai stata una ben definita roadmap verso la pace, bensì la ripetizione di posizioni che la Cina ha tenuto fin dall'inizio della guerra e che si inseriscono in quella visione del mondo multipolare. Quindi rispetto dell'integrità territoriale, sì, ma presa in considerazione delle preoccupazioni di sicurezza di tutti, cioè della Russia. No alla politica dei blocchi esemplificata dalla cosiddetta NATO globale. Ecco, nonostante si muova in un contesto dunque molto complesso, anche questa visita rientra nella strategia di Pechino, quella di essere percepito come pacificatore, equilibratore a livello globale. In studio, Sciauchi Senussi. Sì, buongiorno Alessandro. Un pezzo importante del mondo, il cosiddetto sud globale, non ha sposato la visione occidentale sulla guerra in Ucraina, ma è molto preoccupato per le sue conseguenze, dall'inflazione alla crisi del grano. Questo pezzo del mondo guarda con attenzione la nuova strategia cinese all'estero. Proprio in Africa, Pechino aveva messo a segno la prima mediazione durante la guerra civile nel Darfur nel 2008 e in Sud Sudan nel 2013. Un ulteriore step è arrivato a giugno scorso, quando la Cina ha tenuto a Addis Abeba in Etiopia una conferenza di pace per la regione del Corno, e in questi giorni c'è stato un salto di qualità nella mediazione con lo storico accordo Iran-Arabia Saudita, che fino a qualche settimana fa sembrava fantapolitica. Un accordo che sta cambiando la geopolitica del Medio Oriente, infatti ha rilanciato il dialogo tra le monarchie del Golfo e il regime siriano, che ricordiamo fu tenuto in vita dagli iraniani. Non solo, l'ex capo del Mossad Efraim Halevi Soares ha suggerito a Netanyahu di cominciare a mandare qualche segnale positivo verso Teheran. Non sappiamo come andrà a finire la mediazione di Xi Jinping tra Mosca e Kiev, ma la forte reazione di Washington ci fa capire che è una roba molto seria e che ha il supporto assoluto del cosiddetto sud globale. Grazie Sciauchi Senussi. Di Ucraina si è parlato anche questa mattina al Senato, dunque siamo in Italia, è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del vertice europeo di questa settimana. In diretta c'è la nostra Anna Bredice. Ciao Anna, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. I temi più importanti sono stati il sostegno all'Ucraina, quelli affrontati da Giorgia Meloni appunto nel discorso, il sostegno all'Ucraina, e poi il tema dell'immigrazione, gli immigranti in Europa, soprattutto in Italia, e poi la crisi energetica. Meloni naturalmente ha confermato l'aiuto necessario all'Ucraina in termini militari, dicendo che c'è un sesto decreto che manderà aiuti per la difesa aerea, e confermando anche l'aumento delle spese militari, dice, di cui cosa di cui noi non ci vergogniamo. Per quanto riguarda l'immigrazione, ha ribadito le posizioni già prese con la lettera che aveva mandato l'Unione Europea durante qualche giorno dopo la strage di Cutro. Non ci devono essere vittime innocenti, la selezione non la devono fare gli scafisti. E poi per la crisi energetica dice che il tempo dell'austerità è finito, adesso ci sono i vari interventi e poi verranno presentate le risoluzioni. Quella del PD già è nota, è già uscita, e c'è il passaggio, diciamo, sull'Ucraina, dove non si dice, non viene scritto la parola armi, però si assicura
dice così la risoluzione, si continua ad assicurare il pieno sostegno con tutte le forme di assistenza necessarie al popolo ucraino. Quindi questo, e poi ribadendo appunto che bisogna isolare la Russia per consentire poi che la Corte internazionale faccia il suo compito. E la risoluzione dei 5 Stelle non è necessaria. Capire se verranno votate per parti separate per consentire appunto un voto con giusta sessione del PD e dei 5 Stelle in particolare. A voi la linea. Grazie, grazie ad Anna Bredice. Adesso torniamo in Francia. Macron parlerà ai francesi domani in diretta TV. La notte scorsa in tutto il paese sono state arrestate almeno 200 persone durante le manifestazioni spontanee che ci sono state dopo che è stata bocciata la sfiducia al governo. La mobilitazione contro la riforma delle pensioni dunque non si ferma. In diversi settori proseguono gli scioperi. Giovedì un'altra giornata di proteste convocata dai sindacati. Il servizio da Parigi. La protesta, per non dire la rivolta, si propaga. Non è ancora un incendio, malgrado le immagini di fuochi di immondizie nelle strade di Parigi ogni sera da 4 giorni, ma di certo un braciere diffuso, disseminato in tutto il paese, che rischia di infiammarsi, tanto l'opposizione di fondo alla riforma è massiccia e la collera per la maniera del governo di imporre al paese è veemente. Allora, di fronte a una piazza sempre più incandescente, il presidente non può più ripararsi dietro un governo indebolito in Parlamento e discreditato di fronte all'opinione pubblica, senza apparire a sua volta debole e discreditato. Macron prenderà dunque la parola domani in un'intervista al telegiornale delle due principali reti nazionali per tentare di calmare, pacificare, se non proprio disinnescare, una protesta sempre più virulenta, senza però per ora annunci politici significativi. Fanno sapere dall'Eliseo che il Presidente non annuncerà né un pasto governativo, né scioglimento dell'Assemblea nazionale, né referendum. Detto altrimenti, salvo clamorose e improbabili sorprese come l'annuncio del ritiro della riforma, Macron potrebbe limitarsi a confermare la propria linea, la stessa che ha messo il paese in escandescenza, invitando alla calma, al rispetto delle istituzioni e dell'iter parlamentare che ha portato, nel rispetto della Costituzione, all'approvazione della riforma. Sorta di servizio minimo prima di valutare la portata, lo svolgimento e gli effetti della nuova giornata di mobilitazione nazionale indetta dai sindacati giovedì. Resta, lo dicevamo in apertura, la protesta che si propaga e si radicalizza dai picchetti nelle raffinerie o nei depositi di carburante, con scontri tra gli scioperanti e la polizia che sgombra i blocchi, alle manifestazioni spontanee a fine giornata in tante città, a cominciare da Parigi, con interventi della polizia sempre più violenti di fronte alle barricate di sacchi di immondizia incendiati. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network. È morto Citto Maselli, il regista, aveva 93 anni, era nato a Roma nel 1930, come abbiamo detto nel titolo, è stato un grande regista, certamente è stato anche un grande protagonista della vita politica e sociale. Andiamo in diretta con la nostra Barbara Sorrentini. Sì, buongiorno. Francesco Maselli, sì, nato a Roma, dove già durante l'occupazione tedesca aveva iniziato la sua attività politica con gli studenti delle scuole medie e poi la militanza nel PC. I primi cortometraggi nascono in quel periodo per documentare quello che accadeva. Nel 48 inizia a lavorare con Michelangelo Antonioni, con il quale poi collaborerà per molto tempo, e frequenta anche Italo Calvino in quel periodo. Tra i suoi maestri c'è Luchino Visconti, importante poi è stato l'incontro con Anna Magnani. Sono tanti i film passati nei festival più importanti, tanti premi, tra questi L'Indifferenti, Il Sospetto, Storia d'amore che aveva lanciato Valeria Golino, Codice privato, e poi tantissimi anche documentari politici e sociali. È stato fondamentale il suo manifesto recente per il cinema del presente, nato durante il G8 di Genova, con i registi che andavano per le strade a girare, hanno documentato le cariche e gli scontri del G8, si chiamava Fondazione Cinema. E poi i premi, l'ultimo a Venezia nel 2021 per tutta la sua opera, e lui non girava da un bel po' di tempo, da un po' di anni, ma ha sempre continuato la sua militanza nel partito quasi fino alla fine, fino alla lettera alla sinistra scritta nel 2022. Grazie, grazie a Barbara Sorrentini. Si riunisce tra poco alle 2 a Palazzo Chigi il tavolo convocato dal governo sulla siccità. C'è la definizione di un piano idrico straordinario nazionale, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali. Potrebbe anche essere nominato un commissario straordinario con poteri esecutivi. Le associazioni ambientaliste chiedono che, di fronte alla crisi idrica ormai strutturale in Italia, il governo non proponga una ricetta emergenziale, ma delle soluzioni che siano sostenibili a lungo termine. Sara Milanese ne ha parlato con Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Ma l'emergenza che stiamo vivendo adesso è in continuità con quella che ci ha accompagnato per tutto il 2022.
e quindi quello che chiediamo oggi, che ci aspettiamo dalla cabina di regia, è di affrontare il tema non solamente dal punto di vista emergenziale, ma di avere una visione sul medio e lungo periodo di una gestione più sostenibile della risorsa idrica. Il nuovo governo da settembre ad oggi ha ereditato un po' quelle che sono state un po' le inerzie, le inefficienze del passato, quindi ben venga una cabina di regia per provare a mettere insieme tutti i soggetti che con l'acqua hanno a che fare, quindi dal Ministero dell'Ambiente a quello dell'Agricoltura e ai vari consorsi di bonifica, alle autorità di distretto. Quello che che chiediamo e che ci auspichiamo è che non si pensi a trovare la soluzione ottimale, che sia il grande invaso, che sia la desalinizzazione, perché poi sono questi i due temi che spesso stanno uscendo in questi giorni, non sono quelle le soluzioni che risolvono il problema. Noi dobbiamo rivedere tutta la gestione dell'acqua, tanto negli usi agricoli, tanto negli usi civili e in quelli industriali, e dobbiamo cercare di recuperare, riciclare e ottimizzare quello che è già il ciclo dell'acqua, se vogliamo antropico, e quindi no, dell'uomo e non quello naturale. Che altrimenti rischiamo di avere come missione quella di catturare più acqua senza mettere mai in discussione se la gestiamo poi effettivamente bene. Era l'ultima notizia del giornale radio, condotto da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti e Sara Milanese. La prossima edizione è alle 13.30. Una buona giornata. Popolare Network. KO Radio. With the clap, 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 yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Body moving, body moving, body moving. Massimo Bocci. Body moving, body moving. The beat that gets your groove on. In ascolto in tutto il mondo. Body moving, body moving. Number one station. Body, 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 body. Massimo Voci is the best to make you groove, is the best to make you move, and a Saturday night is hotter than ever with Massimo Voci. 大家好，现在我有冰激凌，我很喜欢冰激凌，但是 On the Normal Talk Show 比冰激凌我最喜欢，所以去看看我们在 Twitch 上的马克吧。 Siamo Onda Anomala. Siamo Onda Anomala. Onda Anomalia. Ma vi diamo il benvenuto alla Onda Anomala Podcast. Sì, il podcast tratto dal talk show in onda il martedì alle 18. Ma in podcast quando volete. Direttamente dagli studi di Must in Bari, sulle frequenze di RKO, ogni giovedì alle 19, Must Border Town. Io sono Alceste Roldi e con me in cabina di regia Antonello Boezio, alle riprese video Diego Ceo. Faremo due chiacchiere su tutta quella che è un po' la musica di confine. Must Border Town è anche una sfida, è una challenge. Musicisti, songwriter e docenti della University of the West of Scotland saranno con noi in studio per farci compagnia e farvi compagnia brano dopo brano, quindi andremo ad ascoltare delle musiche che saranno proposte in due playlist differenti. Ovviamente i radioascoltatori potranno tranquillamente esprimere il loro parere su una playlist, sull'altra o su ogni singolo brano. Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avant Pop, lo spazio di informazione musicale di RKO, in onda il martedì e il giovedì dalle 18. Buon ascolto. Logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della rassegna stanca di RKO, nostra fedele alleata. Contro il logorio della vita moderna.
Sento una turbolenza qui alla rassegna stanca di RKO, di ritorno dal GR di Radio Popolare dell'edizione Long Version. La voce che abbiamo ascoltato mi sembra di conoscerla, è quella del nostro Saverio Casomai. Turbolenza. Un ringraziamento speciale ovviamente va al nostro Big G. Al nostro Big G anche qui, un applauso anche a Big G, che è, c'è un featuring. C'è un featuring Big G. Impercettibile. Giusto. Giusto un po'. Va bene, questa segna stanca di RKO dalle 12 alle 14, da lunedì al venerdì, vi teniamo compagnia con le notiziole. Volevo tenere un po' Casomai con me, almeno per questo blocco, perché l'argomento di cui parliamo adesso è alquanto particolare. Noi siamo stati lontani più di tutto il fine settimana in questi giorni, diciamo presi il weekend lungo, e sono successe un po' di cose. Precisamente sabato a Firenze il sindaco Nardella un po', è stato protagonista di tutte le notizie, almeno diciamo del pomeriggio. Ecco. Posso dire che ho scoperto che è il sindaco di Firenze stamattina da te, perché avevi dimenticato completamente. Sì, completamente rimosso. Insomma, non è che a Firenze succedano tante cose, non è che ci sia questo disagio fiorentino di cui per esempio puoi parlarne a Napoli o a Bari, a Firenze, diciamoci la verità, non è che ci sia tanta di quella roba di cui parlare, una città d'arte, turismo, studenti, ecco queste, insomma Nardella non è che abbia sempre la situazione arrivare alla ribalta della però cronaca. combinazione sabato c'era lui, c'è stata ma qual era il motivo? Allora, il motivo è stato bellissimo, perché poi penso che non ce ne stiamo dando notizia nuova, è stato protagonista di mille meme e video che sono comparsi da Baywatch ai video rallentatore, ai meme, alle gif più improponibili. Perché questo? Perché è stato protagonista il buon Nardella di un placcaggio vero e proprio nei confronti di un attivista ambientalista che stava imbrattando un muro del Palazzo Vecchio, e ovviamente questo ha dato vita, come dicevamo, a una serie di Photoshop, di video. Quello di Baywatch ve lo consigliamo, fantastico, se non l'avete visto, impossibile, però se non l'avete visto. Ma soprattutto mi piaceva il suo modo di scappare, perché ha avuto uno scatto, ha guardato la telecamera, ha sentito qualcosa muoversi dietro di lui ed è scattato immediatamente insieme alle forze dell'ordine. È stato bellissimo il tempismo, cioè nel momento in cui c'è l'intervista scatta, cioè ragazzi, infatti, non è poco, che cosa è successo? Che a destra la controparte politica l'ha accusato di aver orchestrato tutto, di aver creato una sorta di mettiamo il caso anche di sì, ok, vabbè. Però lo scatto era bellissimo, il gesto atletico era rispettato. Facciamo un applauso allo scatto di Nardella, al gesto atletico di Nardella, all'atletica in generale. Chiedo scusa, prego. Avrei una domanda sull'ambientalista che ha imbrattato il muro. Qual era, diciamolo, c'era un motivo oppure era in generale? Sicuramente contro il cambiamento climatico. Sai che adesso ci sono tutti questi, chiamiamoli flash mob, dannosi però per il bene. No, perché ho letto, però ovviamente non ero lì, quindi... La cosa pubblica. Non posso confermare, però ho letto che sono stati consumati 5.000 litri d'acqua per pulire. Però diciamo l'ambientalista forse non lo sa. Questo non lo sapeva però l'ambientalista, va bene. Le immagini comunque sono simboliche, ecco, le immagini sono significative più che altro di quella che è stata la situazione, ecco, quello che è stato il placcaggio, anche perché si è ritrovato a un certo punto in mezzo agli idranti il buon Nardella, quindi questa foto, c'è anche una foto in stile Blade Runner un po', dove scusa, ma Nardella non era anche piove in faccia, non era anche il nome di quel presentatore col cappello che faceva il fiore esperto di fiori, non era Nardella? No, Sardella è quello. Quello è Umberto Sardella. Scusa, perciò ha iniziato la sua carriera come cantante, esatto, reggae. Esatto. Ma a parte questo, no, come sindaco, non come sindaco, anche se penso che il livello sia più o meno lo stesso, buffo, ecco. Però ecco, non succede mai niente a Firenze, non accade mai niente a Firenze. Alla fine anche Nardella ha avuto il suo 11 settembre.
There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadie Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim pool of Asher on the 45. Well, it's a grim pool of Asher on the 45. Corner Shop, www.rkoner.com, la rassegna stanca di RKO che entra nella seconda metà della puntata quando sono le 13.01 e fuori piove. Continua a piovere, signori, piove, piove. Doveva essere primavera oggi, l'equinozio de che, l'equinozio di sta ceppa, è vero, no Saverio? Siamo in un momento un po' particolare del clima del nostro pianeta. Abbiamo parlato prima dell'attivista contro il cambiamento climatico. Infatti a Firenze c'è il sole perché giusto, giustamente grazie all'attivista a Firenze splende il sole, mentre qui c'è questa pioggia che un po' ci attanaglia, che non ci fa vivere ancora la primavera a pieno. E sai che se c'è, sai cosa c'è? Che io ho bisogno di live, ho un po' di assenza di live, del live del nostro menestrello di fiducia. Sento già la chitarrina in sottofondo e allora è il momento di presentarlo, perché è il suo momento, è il suo blocco, il cantante per grandi e piccini, per uomini, donne, gay, trans e chi più ne ha più ne metta, anche per gli alieni del nostro universo sconosciuto, signore e signori, madame e monsieur, il nostro menestrello Saverio Casomai. Thank you.
was a time ago, was a time ago, was a time ago, baby. Qui seduto sul divano, mi stringevo forte a te. Davi di buono, chiedevi perdono, abbracciavi più. Coi tuoi veli profumati, poi fuggivi guardandomi. Lo devo dire senza rossi, dai su, vieni qui. Forse anche tu stavi bene lì con me, ah. Forse sta pure nel tuo letto, mentre io rimango qui, provo a dormire, prendo a girare, mi tormento un po', ti ho rivista di mattina. Eri tu, preparo il caffè, lo porto di lì, ma sì dai, rilassati. No, vabbè, improvvisamente si è materializzato un sole autonomo, così, che ci illumina in questa uggiosa giornata qui nel Cittadella Sound con la musica di Saverio Casomai. Applauso continuo, continuo. Ma soprattutto l'abbiamo detto anche gender fluid. Assolutamente sì. Disponibile anche, disponibile anche per i gender fluid. Comunque il brano si intitola Rilassati, quindi è dedicato a tutti. Rilassiamoci. We'll be right back.
Six Pack, Shame, la rassegna stanca di RKO. Qualche volta ci capita di mettere dei grupponi e di annunciarli anche, perché siamo contentissimi qui sulle frequenze di RKO di confermarvi, siamo contenti di confermarvi la presenza degli Shame qui in Puglia giovedì 27 luglio nel fossato del Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Appunto, gli inglesi Shame sono i primi ospiti confermati della 17esima edizione del SEI, proprio scritto SEI, Festival Salentino, ideato, prodotto e promosso da Cool Club. Quindi i biglietti sono già disponibili con le prevendite sul circuito Dice, e il quintetto presenterà il nuovo album, i brani del nuovo album Food for Worms, da quale abbiamo appunto ascoltato Six Pack proprio ora. Siamo contenti di dare qualche notizia musicale in mezzo al casotto che è il nostro programmino, che si chiama La Rassegna Stanca di RKO. Vi ricordiamo, sempre in diretta dalle 12 alle 14 su www.rkponeir.com, che ringraziamo nelle persone di Poletta Pagone e Carlo Checco. Ringraziamo per darci la possibilità di trasmettere ogni mattina liberamente e in allegria. Ok, ok, allora attenzione, parliamo di furti che non riguardano il denaro o gli oggetti i preziosi, ecco, in casa, ma riguarda il furto di dati, hacker che sono sempre in agguato e che in questo momento non vanno a colpire la pubblica amministrazione, ma colpiscono direttamente una famosa scuderia. Stiamo parlando della Ferrari. Articolo di Repubblica di Torino: Ferrari denuncia attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai il riscatto. Quindi chissà che fine faranno questi dati. Nessun impatto sull'operatività dell'azienda, dicono loro. Indagine in corso. Non pagheremo perché acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi. Un attacco hacker, dati di contatto di alcuni clienti rubati, un riscatto. La Ferrari ha reso noto e denunciato di aver subito un attacco informatico ai propri sistemi e una richiesta di riscatto. La casa di Maranello ha fatto sapere che non accetterà nessuna richiesta per l'appunto di pagamento per riavere indietro questi dati. A consentire a simili richieste, si legge in una nota dell'azienda, finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi. L'abbiamo letto prima. Non c'è, garantisce l'azienda, nessun impatto sulla nostra operatività. Ferrari tratta molto seriamente il tema della confidenzialità dei propri clienti, si legge nel comunicato, e comprende l'importanza di quanto accaduto. Abbiamo collaborato con esperti per rafforzare ulteriormente i nostri sistemi, della cui solidità siamo fiduciosi. Possiamo inoltre confermare che la violazione non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'azienda. E vabbè, lo ripetono 50 volte, ma questo ripeterlo 50 volte non sarà un po' strano? Perché, cioè, alla luce degli ultimi risultati, non so se seguite un po' la Formula 1, ecco, prima di loro ci sono altre tre case, cioè c'è la Red Bull e c'è l'Aston Martin anche, cioè, ma non sarà per questo motivo che stanno facendo un po' cagà? Per ritrovarti mi esplodi dentro come una tre quarti che si congela quando la dimentichi dentro il tuo freezer che implode di scarti, come le parti che mi compongono e che insorgono quando rifiutano di essere messe da parte, sedotte da quello che invece ricordano, sempre reattive esplodono come una pulsar che arriva al suo limite, ritornano vive in me come una pioggia di cose, di nuvole cariche giù, nuove critiche, come gestisco quello che mi è capitato, sono il mio prodotto e vendo tutto quanto quello per cui sono nato. Quando ritorni da me ho sempre il brivido,
la prima volta, ora capisco il perché. Non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Quando ritorni da me, ho sempre il brivido della prima volta. Ora capisco il perché, non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Basta poco per ritrovarti, ti guardo negli occhi e ci vedo i ritratti dei giorni passati e ridotti ad insulse parole. Lasciate che fossero varchi che ci hanno avvolti come nei parchi, venti che muovono foglie caduche, pensieri indifesi nell'orma di quelli che erano finti passi in avanti. E noi ormai stanchi, in balia di sogni infranti, mani tese, abbracci distanti, come due amanti in crisi di nervi e di pianti, che non sanno più che via seguire, restando sempre uniti eppure sempre pronti per fuggire. Quando ritorni da me, ho sempre il brivido della prima volta, ora capisco il perché, non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Quando ritorni da me, ho sempre il brivido della prima volta, ora capisco il perché, non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Non siamo mai cresciuti dai vent'anni, siamo rinchiusi nel tempo. Non siamo mai riusciti a diventare grandi, siamo parole nel vento che si dissolvono e che si perdono, come le orme sulla neve che si sciolgono al caldo di un giorno di sole. Grande amico di RKO, un grande amico della rassegna stanca di RKO, lui era Kay Hunt con Pulsar, in uscita questo singolo con l'album il 4 aprile, l'album si intitola Cenere, e insomma scaricatevelo sui supporti digitali, pigliatevelo perché il Reguaglione è molto bravo, poi un amico di vecchia data. Ciao Antonello, l'abbiamo fatta la pubblicità, hai visto? Bam, 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 continuiamo ancora con la rassegna stanca di RKO. Quando sono le 13:19 su www.rkponer.com, la radio che vi rallegra la mattina dalle 12 alle 14 con queste notiziette che ci sono, che esistono, che vengono anche prodotte sulla cosiddetta stampa satirica, quella che piace definirla così a noi, cioè quella che ci fa tanto ridere ogni giorno, a cominciare, e oggi ci sta tantissimo, da Il Tempo. Dallo forte oggi, vogliamo sentire Il Tempo. Il tempo è brutto, 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 molto brutto il tempo oggi. Il tempo, anche il primo, la prima pagina del tempo è davvero fetente, perché come al solito l'abitudine dei giornali oggi è quella di mettere tutte le notizie insieme in un solo titolo principale, così acchiappiamo l'attenzione del lettore, in questo caso del lettore de Il Tempo, che è magistralmente diretto da Davide Vecchi, ricordiamo, Davide Vecchi. Non si fa mai vedere, è uno dei pochi direttori sinceramente che non si presenta mai nessun talk show, questo me lo chiedevo l'altro giorno. Intitola Il Tempo, divisi alla metà, divisi proprio, magari smezzati, crepe sinistre e l'occhiello. Oggi Meloni riferisce al Senato così, poi il voto per gli aiuti a Kiev che spacca l'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo presenteranno tre documenti con indirizzi diversi. Sulla maternità surrogata, così per parlare di un altro cazzo, polemica
polemiche contro Mollicone, ma nei Dem ci sono dei distinguo, quindi la vedono diversamente nei Dem anche sulla questione maternità surrogata. Ma d'altronde un tempo si spaccavano per chi andava col popolo della famiglia là, quelle robe lì, quelle manifestazioni che facevano lì in favore della famiglia tradizionale, e chi invece era contro. È la solita abitudine del caro buon PD. Putin e Xi a colloquio 4 ore, chissà che cosa si saranno detti, discusso il piano di pace per l'Ucraina. Poi ovviamente c'è la fantastica vignetta di Osho che tanto crea ilarità nei lettori, tra i lettori del tempo. Ci sono Xi Jinping e il buon Vladimir Putin seduti uno accanto all'altro. Xi dice a Vladimir: ma perché non te pi Taiwan e poi sa smezzamo? E Vladimir risponde: sai che è che non, madonna mia, è che è un po' troppo turistica, cioè non riesco neanche a leggerla, veramente. Che è un po' troppo turistica, vabbè dai. Osho farà ridere veramente i polli, un giorno mi ascolterà e verrà a cercarmi qui alla Cittadella Sound Studio. Banche italiane al sicuro, tutto a posto ragazzi, non c'è bisogno di mettere i soldi sotto al mattone se siamo ripigliati. Giorgetti: ripercussioni insignificanti dalla crisi, BCE frena e sui tassi. Per quanto riguarda invece il caso di David Rossi, ricordate il manager di Monte dei Paschi di Siena che si è suicidato, vabbè, per modo di dire, ci sono ancora delle questioni non ancora risolte. Domani Laura si esprime sulla nuova commissione del caso David Rossi, ogni tanto ci dà una notizia seria anche il Zembo. Passiamo al giornale, per essere sempre nel gruppo Angelucci a cui vogliamo tanto tanto bene, il giornale che è eletto e che è diretto da Augusto Minzolini, intitola Effetto Meloni, emergenza migranti, la UE forse si sveglia. La von der Leyen conferma gli impegni presi, ma il tema non è in cima all'agenda del Consiglio europeo. Poi il padre, l'eredità di Papa Ratzinger, i 5 cugini che la rifiuteranno, e quanto siamo contenti, e tutti contenti, magari ci lasciava qualcosa pure a noi Papa Ratzinger, le chat segrete dei trafficanti per quanto riguarda il traffico di esseri umani, il mercato della tratta, dice il giornale, queste intercettazioni ce le hanno soltanto loro. E poi la proposta del centrodestra: utero in affitto, reato universale, utero in affitto, un reato anche fuori dai confini del globo terrestre, del globo terracqueo, anzi, come dice la buona Giorgia. E la sinistra va in tilt sui diritti civili, come sempre. E poi l'ultimo, per rimanere sempre nell'ambito della stampa satirica, è lui, il nostro sobrissimo Vittorio Feltri, che ci fa sempre tanto ridere. Libero, è libero anche di dire stronzate, nel senso di strumentalizzare la discussione su l'adozione per famiglie omogenitoriali come una questione politica, come sempre. Sinistra folle è il titolo di Libero. Basta usare i bambini, chi penserà ai bambini? Prestazioni sanitarie negate, adozioni orfanotrofi pieni, tutte le bugie sui diritti, lui c'ha sempre le bugie, le svela sempre, tutte le bugie sui diritti dei minori che l'opposizione sta provando a spacciare per colpire il governo. Dopo l'annunziata comizio della Littizzetto scoppia il caso in Rai, e quindi via alla conquista dei vertici Rai, come abbiamo detto in precedenza. Io ho riso già troppo, forse è meglio ascoltare un po' di musica per così riprendere un po' di serietà. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you.
till it hurts. Big as your gorgeous, I'd do anything for you. Big as your gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, Your Gorgeous, Baby Bird, Your Gorgeous, il messaggio che vogliamo regalare, vogliamo donare a tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori che ogni mattina dalle 12 alle 14 ci ascoltano su www.rkoneir.com con la rassegna stanca di RKO in compagnia di Zazzone e Casomai, che in questo momento di freddino, ecco, perché oggi la giornata non è proprio primaverile, anzi abbiamo detto è molto molto invernale. Novembre esci da questo marzo, per citare un po' di amici che hanno pubblicato questo post stamattina, e noi ci andiamo a prendere una bevanda calda, ci riscaldiamo e ci ascoltiamo insieme a voi il giornale radio di Popolare Network edizione short, 5 minuti e siamo subito qui. Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 13:30.
La guerra in Ucraina, le forze di Kiev hanno attaccato con droni una stazione di pompaggio del petrolio nella regione russa di Bryansk, vicino al confine con l'Ucraina, lo ha reso noto sul suo canale Telegram il governatore della regione, aggiungendo che non sono segnalate vittime. Questa mattina un gruppo russo anti-Cremlino, chiamato Ponte Nero, ha rivendicato la sua responsabilità nell'incendio avvenuto la scorsa settimana in una sede del Servizio di Sicurezza Federale russo nella città di Rostov, vicino al confine ucraino, che ha ucciso almeno 4 persone, ferite 5. Lo riporta Radio Free Europe. Il gruppo ha dichiarato su Telegram di essere coautore dell'incidente, contribuendo ai suoi preparativi e alla sua attuazione, ma non ha nominato nessun altro soggetto coinvolto. E poco fa il presidente cinese Xi Jinping è arrivato al Cremlino per il nuovo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin, colloquio allargato alle rispettive delegazioni. Le relazioni con la Russia rimarranno sempre una priorità, ha detto questa mattina il presidente cinese. Secondo i media russi, Xi ha invitato Putin a Pechino entro la fine dell'anno. Oggi i due leader continueranno a discutere della guerra in Ucraina. Questa mattina il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito che Pechino mantiene le comunicazioni con tutte le parti coinvolte e che non ha mai mandato armi agli attori in campo. La giornata della memoria delle vittime delle mafie, la Presidente della Repubblica Mattarella è a Casal di Principe, la città della Camorra dei Casalesi e la città di Don Peppe Diana, il prete anticamorra ucciso nel 1994. Sentiamo un passaggio dell'intervento del Presidente della Repubblica. Don Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio e alla resistenza per liberarsi dalla Camorra proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste. A Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libere Avviso Pubblico, 50.000 le persone che hanno partecipato in un lungo corteo, poi in Piazza Duomo la cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime. Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli. La compagnia e l'azienda TIM punta a tagliare ancora fino a 2.000 posti di lavoro. La forza lavoro anche questa volta, i tagli anche questa volta, scusate, dovrebbero essere uscite volontarie. Questo quanto si apprende dall'azienda, ma oggi è previsto proprio un incontro tra i vertici di TIM e i sindacati. Borse europee in crescita oggi, il giorno dopo le rassicurazioni della BCE sul sistema bancario. Le parole di Christine Lagarde all'indomani del salvataggio di Credit Suisse hanno rassicurato gli investitori. Tiene banco anche il tema delle politiche monetarie in vista delle imminenti decisioni della Fed e della stessa BCE, perché proprio le politiche monetarie sui tassi di interesse sono un altro tassello della situazione di tensione sull'economia europea. Il tema sarà al centro anche del vertice europeo di questa settimana. Sentiamo il nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano. Direi che è semplicemente una fase di tregua in attesa di capire realmente che cosa succede. Senza dubbio le parole della Lagarde hanno dato il segnale che la Banca Centrale Europea, almeno dal punto di vista del rischio bancario, è presente. Dopodiché, siccome le banche centrali sono corresponsabili di questa tempesta, bisogna capire cosa significano queste affermazioni, perché se si fa un'analisi approfondita, in alcuni casi, in particolare nei casi americani, sono state proprio le scelte delle banche centrali a mettere in difficoltà un intero sistema di banche regionali, che negli ultimi numeri emerge come un sistema, diciamo, piuttosto grande e complesso. Stiamo parlando di più di 200 istituti con circa 3.000 miliardi di dollari di attivo bancario. Sono le 13:35 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 15:30. Buon pomeriggio, buon ascolto. Popolare Network. RKO Radio.
Rassegna Social, un programma di Carmen Palma. A lunedì pomeriggio dalle 19 o durante la settimana in podcast quando vuoi. Sinergia, la musica che unisce. Ciao a tutti dalla Sinergia, io sono Gianluca Polverari e io Cristiano Cervoni. Siamo in onda ogni giovedì su RKO alle ore 22 e poi ovviamente ci trovate in podcast sul sito di RKO e anche su Spreaker, e sicuramente ci sarà da divertirsi. Ciao ciao. Ciao ciao. It's Essenza, cibo lento, ospita Controcorrente Revolution. Il programma live di Doris Tozzi. Autori, attori, musicisti e professionisti della cultura sono ospiti di questa edizione rigorosamente controcorrente. Partecipa alla trasmissione all'interno dei suggestivi spazi di Essenza, cenando o semplicemente bevendo qualcosa ogni martedì sera alle ore 21 in via Sant'Andrea numero 9 a Barletta. Il programma va invece in onda ogni domenica alle ore 20 oppure in podcast quando vuoi. Non puoi mancare. Motown. Io sono Vito Santamoto e questa è Motown ogni giovedì dalle 20 su RKO. DJ Chiace presenta No Borders, musica senza confini, solo su RKO Radio. No Borders. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Programma a cura di DJ Chiace, ogni due sabati dalle ore 18 su RKO Radio. La Rassegna Stanca DIRKO. Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, 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 gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui? Siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente, stringimi più forte e fammi dire un'altra volta sì. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore.
risponderò come rispondo anche a me. Amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere? E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare. Tuo padre, mia madre, Lucia, Giovanni Truppi su www.rkoner.com per la rassegna stanca di RKO, le vibrazioni anche quelle dolci che sappiamo regalarvi in queste mattinate insieme quando sono le 13.43, quindi è il momento di parlare del classico sport che diciamo si prende un po' di pausa almeno per quanto riguarda i club, per quanto riguarda anche il calcio e perché c'è la pausa della nazionale, quindi parleremo di nazionale. Sei contento, Saverio, che parleremo di nazionale? Assolutamente sì. È perché so che tu, non tanto per i club, però per le nazionali, ecco, hai una passione per tutte sì, le nazionali. Sì, sì, cioè, tipo sì, sì, tifi, Andorra. Andorra è tantissimo, sì. Anche Mozambico, San Marino anche, so che sei un fanatico. Sono andato, sì, del sì, calcio sammarinese. Sono andato ad Assisi, infatti. Infatti, cosa ah, no, scusami. No, era San Marino, hai confuso. Ho capito, ho confuso santo. Confuso santo, hai parlato di un altro santo. Parlavamo di nazionale e ci sono le convocazioni del mister, del CT Mancini.